Ciao a tutte ragazze, ben trovate. Allora, oggi sarà un, non so se un video tag, comunque penso di no, il must have di quest'estate. Allora, incominciamo con, allora, un po' di tantissime cose qua sopra, allora iniziamo. Sicuramente io utilizzo sia d'estate che d'inverno, che in tutte le stagioni, un burro cacao. E mi sto trovando bene, non solo diciamo per il profumo, perché è particolarissimo, ma mi sto trovando bene, la verità, con questo burro cacao che purtroppo non potrò più riprendere, questa qua è la Coca-Cola che mi fu portato da una mia amica dal Cosmo Prof. E questo non c'è praticamente il sito internet, quindi me lo sto facendo bastare piano piano, lo sto utilizzando, però devo dire la sincera verità è che questo in America, questo è il packaging, quindi più o meno quanto mio metà dito, e tutto il metà dito, tutto il packaging viene, come vedete, interessato, eccolo, rotto, ne sa, dal burro cacao. Questi qua italiani invece che fanno? Tanto di packaging e tanto di prodotto all'interno. Devo dire che questo è tutto pieno, mamma mia, di burro cacao e sa di Coca-Cola in un modo esorbitante. Però purtroppo questo è finito. Allora, incominciamo prima con allora, i correttori che io ho utilizzato tantissimo quest'estate, che mi sono trovata bene, però purtroppo uno non è come perché è la casa in campagna, quindi ve l'avrò fatto vedere in qualche video. Comunque, uno è il correttore color della linea Color Trend dell'Avon nella colorazione medium. E poi ho questo qui che è della Rimmel, il concealer, nella colorazione golden beige. È molto scuro, quindi e ha un sottotono aranciato, quindi per me che ho lì occhiaie tra il violaceo e il blu, me le copre abbastanza bene. E questo qua è stato un po' il mio master insieme a quello dei correttori per occhiali, per occhiaie. Per quanto riguarda invece i fondotinta, allora io quest'estate da giugno più o meno scusate, non ho più utilizzato i fondotinta liquidi. Infatti ho utilizzato, come sapete, avete visto già in qualche altro video, il Pure Makeup Mineral, che questo è già la seconda estate che lo utilizzo, mi trovo bene, e quindi credo sicuramente di comprarlo anche l'anno prossimo, e dura tanto. Quest'anno ad una festa avevo comprato anche questo del Max Factor, il Face Finity, che è praticamente un fondotinta compatto, sì, un fondotinta in polvere. Questo sembrerà più chiaro, ma in realtà è così scuro, che mi ha dato anche delle ottime aspettative. Questo è il Warm Almond 45 della Max Factor. Questo era il numero 73 su A Beige. Da un po' di tempo, diciamo dalla seconda metà di agosto, diciamo, sto utilizzando delle BB cream.
Io utilizzavo spesso la baby cream della Maybelline, con cui mi sono trovata benissimo e già ve l'ho recensita in qualche altro video precedente. E mi sto trovando bene, scusate, un po' sporca perché il packaging è bianco, con questa BB Cream SPF 15 nella colorazione medium di H&M o H&M, come dirsi voglia. Mi sto trovando bene, non è oleosa, non lascia l'unto, si asciuga. L'unico problema che... problema, inconveniente che si può semplicemente camuffare con la cipria, con la terra, è che pur essendo la colorazione medium e io non è che sono chissà quanto abbronzata, risulta un po' più chiaro del colorito che ho sul viso. In realtà non sono abbronzata al massimo. Cioè, con la medium della Maybelline, la medium della Maybelline mi sarebbe troppo scura. Con questa dell'H&M mi è leggermente un pelino più chiara, però semplicemente vado ad ovviare il problema con una terra, scolpendo un po' il viso e via. Infatti, tra le terre, terre sbarra cipria che utilizzo sotto forma di terra, c'è questa appunto della Rivel, che come vedete sono tutti prodotti abbastanza scavati perché li ho utilizzati tutta quest'estate e mi sono trovata bene. Quindi anche per quello ho voluto fare questo video su My Stave, perché mi sto veramente trovando bene e finalmente il mio viso, come vedete, è privo di brufoletti che mi uscivano spesso, quindi sono abbastanza contenta di queste piccole scelte che ho fatto. Come blush, che mi dà un colorito e che mi dà a volte la sensazione di un'abbronzatura, di essere stata appena al mare, che mi piace tantissimo. Infatti, se arrivo in questo negozio ne prenderò altri perché sono piacevoli al tatto. E sono questi blush che prodotto, il packaging è abbastanza grande come vedete, sono della Still Day e questo è il numero 13 che già vi avevo appunto fatto vedere. Vedete quanto sono grandi comunque, e ci sono ben 8 grammi di prodotto, quindi, e poi anche questo è leggermente utilizzato al centro, ne basta pochissimo perché colora tantissimo. Quindi abbiamo detto fondotinta, correttori, terra e blush. Poi vi voglio parlare, vabbè, il solito, il mio must have non può mancare è l'eyeliner super fine della Essence, che utilizzo sempre, 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 sempre. E da quest'inverno, come avete visto in qualche altro video, sto letteralmente amando questo eyeliner liquido questa volta, questo era in penna, dell'Astra, che questo è già il secondo che compro. Lascia un tratto lucido, definito, ha un pennellino talmente sottile che se volete fare una linea sottilissima, è bellissimo. L'unica pecca è che non è waterproof, quindi sicuramente al mare non lo potrete utilizzare. Io al mare non utilizzo eyeliner, utilizzo delle matite waterproof. E mascara waterproof ovviamente. Mi sono trovata bene con il mascara waterproof della Essence, sì, che poi vi farò vedere in un altro video perché qui non è il caso, poi sta venendo abbastanza lungo. Must have non solo dell'estate, ma anche di primavera, quindi primavera, estate, e lo vedrete voi perché sono utilizzatissime. Sono queste due palette, palette che vi ho fatto già vedere della Essence, della Sun Club, la linea vecchia. Questa è la numero 02 Long Beach, vedete, è stra 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 utilizzata e penso di utilizzarla anche quest'inverno, perché i colori sono adattabilissimi. Questa è la numero 01 South Beach, che
che io so, vedete quanto sono state utilizzate, perché qualsiasi trucco ormai sono nel mio beauty di ogni mattina, e specialmente alcuni colori marroncini da sfumatura li utilizzo anche il sabato, quindi sicuramente è stra utilizzata. E poi per finire, per quanto riguarda le sopracciglia, questa è la seconda che prendo, è questa qua della Essence. Io utilizzavo la 04, ora ho voluto provare la 05. È leggermente più chiara delle mie sopracciglia, di solito si utilizza un tono un po' più scuro delle sopracciglia, però allora, a me già sono leggermente cicciotte. E se metto una di un colore più scuro e quindi vado a delineare proprio tutto, me le fa ancora più cicciotte e a me non piace. Questa qua mi va praticamente a riempire gli spazi, però senza infoltirmele e ingrandirle. E mi trovo bene, perché poi utilizzo questo pennellino che c'è, ovviamente pulendolo ogni volta perché si sporca, e mi sto trovando abbastanza bene. Altro must have sono le matite colorate che ho utilizzato. Questa qui della Essence, che è verde acqua, sempre nella parte sottostante, ma anche quella verde Tiffany della Peggy Sage, che già vi ho fatto vedere in qualche altro video. Poi, da poco è entrato tra i must have, perché appunto è stato comprato per ultimo, ma non per altro, è questo Color Tattoo 24 ore della Maybelline, numero 65 Pink Gold. Vi faccio vedere il colore, è un ombretto cremoso, un rosa cipria, un sottotono carne, con dei leggeri brillantini che utilizzo come base quasi tutte le mattine sulla palpebra mobile, e va bene qualsiasi colore sopra, qualsiasi colore chiaro che voi mettete, esalta in un modo esorbitante, e poi dura tantissimo come base, fa durare l'ombretto tantissimo. E poi come ultimo must have sono i lucide labbra lip gloss, che però hanno un finish corallo, perché ho notato che con i miei colori ci sta molto bene. Questo è quello della Ever albicocca, il flashing gloss, ed è bellissimo, guardate, mamma mia, troppo bello. Da un finish alle labbra abbastanza delicato, non è forte come colorazione. E va bene, questi sono stati un piccolo video di ritorno, ma non proprio, perché oggi è 3 settembre, sì, 3 settembre, da lunedì ho iniziato i miei vari impegni, sveglia, presto e di tutto e di più. Lunedì e martedì sono stata al corso estetista, la mattina e il pomeriggio insieme a studiare, perché ho due esami da dare a settembre. Stamattina sono stata all'università e oggi pomeriggio ho iniziato a studiare il secondo esame, che sto facendo un giorno studio uno, un giorno studio un altro, per riuscire a prepararmi entrambi. Sono abbastanza stanca, ma mi andava di parlare. Quando accendo la macchinetta e parlo, mi rilasso come il canto. Io mi rilasso quando canto, mi stanco, ma quella stanchezza piacevole
che sai di esserti rilassato e quindi hai una stanchezza che va pure bene, diciamo. E niente, questo è un ultimo mio acquisto. Ho voglia di parlare. Un altro acquisto, ultimo acquisto che ho fatto è a il Big Ben. Big Ben, c'ha la Torre di Londra, l'orologio di Londra, e mi piaceva tanto, tanto, tanto. E niente, questo è tutto. Sì, vi devo lasciare perché la macchinetta fa tin tin tin, che si sta per chiudere. Vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo al prossimo video. Spero che vi sia piaciuto. Spero che abbiate scoperto, non penso, l'acqua calda, però qualcosina di nuovo e che sicuramente proverete. Mi farebbe piacere se utilizzate gli stessi prodotti e sapere come vi trovate, come li utilizzate anche voi. E niente, io vi mando un grossissimo bacio. Mi manca fare i video perché sono abbastanza impegnata, ma ci sono, cioè ve li faccio una settimana, se riesco anche due, ma non mancherò, giuro che non mancherò. Ciao!